Buon pomeriggio a tutti e grazie molte di essere qui, così numerosi a riempire la nostra grande sala del Maggior Consiglio, per questo appuntamento con il professor Dario Bressanini, che è ricercatore presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. Cura un blog molto seguito che si chiama Scienza in Cucina, è autore di libri di grande successo e questo pomeriggio terrà una lezione su vedere gli atomi con la mente da Dalton a Avogadro ad Einstein, un racconto in molto piccolo. Questa sua lezione si inserisce nel filone di Le spalle dei giganti, che è una serie che abbiamo iniziato dall'anno scorso, che registriamo anche per rendere disponibile in rete per coloro i quali vogliono farsi un'idea o una loro storia della scienza attraverso il racconto di scienziati che raccontano scienziati del passato. E quindi abbiamo chiesto appunto a Dario di farci una testimonianza, una lezione su un personaggio. Lui ha scelto invece di percorrere il concetto un po' più esteso attraverso il concetto della chimica, della storia della chimica, attraverso la storia di alcuni grandi personaggi, e quindi è con grandissimo piacere che lo accogliamo qui. Dario è un fedelissimo del Festival della Scienza e lo ringrazio anche per questo motivo, e quindi passo subito la parola a lui, ringraziandolo ancora e salutandolo con un caloroso applauso. Grazie mille. Grazie Vittorio della presentazione, grazie al Festival per avermi invitato e grazie a voi che avete deciso di trascorrere insomma un'oretta di questo pomeriggio a sentire una storia di chimica. Immaginate che domani una catastrofe naturale colpisca la nostra civiltà e tutta la nostra civiltà con tutta la nostra conoscenza scientifica venga spazzata via in un attimo. Però voi avete la possibilità di trasmettere una frase, una sola frase, alla civiltà che verrà dopo, con delle creature diverse. Quale frase scegliereste? Dovete scegliere una frase che contenga il maggior numero di informazioni scientifiche nel minor numero di parole. Questa è una domanda che si è posto anni fa il famoso fisico e premio Nobel Richard Feynman quando insegnava fisica ai suoi studenti al Caltech. E la sua risposta fu l'ipotesi atomica. L'idea che tutto quello che ci circonda, la materia, l'universo, è composto da atomi e molecole, cioè particelle piccolissime che noi non possiamo vedere a occhio nudo. Ma è sufficiente, diceva Feynman, ipotizzare che esistano queste particelle, che la materia sia discreta, e in questa maniera riusciamo a spiegare tantissimi fatti sperimentali che altrimenti non riusciremmo a spiegare. Allora, in questi anni, anche qui al Festival, si sente ormai parlare di questi bellissimi e costosissimi, enormi esperimenti di fisica che cercano di sondare i costituenti ultimi della materia. Abbiamo sentito parlare del bosone di Higgs, dei quark. Quindi magari potrà sembrare strano ricordare che nei secoli passati non era la fisica delle particelle che si occupava di cercare la natura intima della materia, ma era soprattutto la chimica e i chimici. Chimici e fisici, che cercavano di capire se davvero queste particelle indistruttibili, indivisibili, che erano state ipotizzate addirittura dai filosofi dell'antica Grecia, esistessero veramente o meno. Tutti voi avete imparato alle scuole elementari che la materia è composta da atomi, ma voi non l'avete mai visti. Noi non l'abbiamo mai visti, non li vediamo tutti i giorni, e in realtà è solo da pochi decenni che abbiamo inventato delle macchine, dei microscopi particolari che sono in grado di vedere le molecole. Eppure, verso la metà dell'Ottocento, verso la seconda metà dell'Ottocento, quasi tutti i chimici ormai erano convinti che gli atomi dovevano per forza esistere, altrimenti non riuscivano a spiegare una quantità enorme di esperimenti che vedevano tutti i giorni nei loro laboratori. E verso l'inizio del Novecento anche la maggior parte dei fisici fu convinta che effettivamente gli atomi dovevano per forza esistere, ma non li avevano mai visti, perché
è stata una storia, vi racconterò brevemente, che è durata più di 4 secoli, in cui non un gigante del passato, ma tanti giganti del passato hanno messo insieme esperimenti, ragionamenti, hanno fatto passi falsi, hanno litigato tra di loro, vi racconterò varie storie, per arrivare finalmente a dedurre con la mente, a vedere che queste particelle piccolissime dovevano per forza esistere, altrimenti non si riusciva a spiegare nient'altro, tutte le varie osservazioni sperimentali. Quindi io non parlerò solamente di un gigante, ma vi racconterò una storia, ne incontreremo più di una decina. E mi fa anche particolarmente piacere perché durante questo nostro racconto incontreremo degli scienziati italiani che spesso sono ricordati solamente perché danno dei nomi a delle scuole, tipicamente a degli istituti tecnici. Quindi vedremo che in realtà Torricelli, Avogadro e Cannizzaro hanno dato un contributo fondamentale per arrivare a capire che gli atomi, anche se non si potevano vedere, dovevano esistere per forza. Nessuna storia degli atomi può fare a meno di partire dai filosofi greci, quindi da Leucippo, dal suo studente Democrito, e poi Epicuro e altri. Sarebbe però troppo lungo partire, e di sicuro qualcuno di voi domani andrà a sentire la conferenza di Pier Giorgio Di Freddi, che parlerà anche di questo. Io vi dico solo che Democrito fu quello che elaborò le idee di Leucippo e pensò che la materia dovesse essere composta da queste particelle indivisibili, indistruttibili, che lui chiamò atomi. Non era una teoria che andava molto per la maggiore all'epoca. Epicuro riprese le stesse idee, ma il gigante della filosofia dell'epoca, Aristotele, bollò la teoria e riprese invece una teoria precedente di un altro filosofo, Empedocle, che diceva che la materia non era composta di atomi, c'erano 4 elementi, voi lo sapete, si racconta ancora adesso, aria, acqua, terra e fuoco, e tutto quello che ci circonda è composto da questi 4 elementi che possono essere divisi all'infinito. Quindi la teoria di Democrito, che era comunque una teoria puramente filosofica, non era una teoria scientifica come noi la chiameremmo, non fu molto considerata. Venne ripresa, ci fu un tentativo di riprendere in epoca romana, dove Lucrezio, Tito Lucrezio Caro, scrisse un poema e cercò di ridiffondere queste teorie raccontando la storia della natura. Secondo le idee di Epicuro, scrisse un poema, il De Rerum Natura, cioè sulla natura delle cose, in cui cerca di raccontare, come vedrete magari voi domani da Di Freddi, anche in chiave antireligiosa, che gli atomi non era necessario appellarsi agli dèi per spiegare i fenomeni naturali, bastava immaginare che esistessero questi atomi che si muovevano, che avevano certe proprietà. E lui cercò di raccontare, di diffondere questa dottrina, ma non ci riuscì molto. Però vedete che le cose che scrive sono molto chiare, sono molto lucide. Cioè, le cose sono costituite di atomi eterni e indistruttibili. Permangono come sono fino a quando non intervenga una forza che le disgreghi, penetrando nei vuoti tra gli atomi per separarli. Ecco, il vuoto era uno dei motivi principali per cui Aristotele aveva detto no, questa è una teoria che non vale niente, perché il vuoto non può esistere. Dice, la natura ha orrore del vuoto. E invece giustamente Lucrezio dice, ma no, il vuoto è necessario che esista il vuoto, dice, se non ci fosse il vuoto le cose non potrebbero muoversi perché i corpi oppongono ostacolo e resistenza. Il suo poema, che parte dagli atomi e poi cerca di spiegare tanti altri aspetti dei fenomeni naturali, fa una serie di osservazioni molto semplici, non dimostra chiaramente l'esistenza degli atomi, ma con dei ragionamenti, con delle analogie, cerca di spiegare che almeno potevano essere plausibili, poteva essere plausibile l'esistenza di particelle piccolissime che noi non potevamo vedere. E fa esempi molto, molto belli. Ad esempio dice, se voi prendete dei panni e li stendete su una spiaggia, vedete che col frangersi delle onde questi panni si inumidiscono, potete strizzarli, quindi è arrivata dell'acqua. Poi se prendete questi panni, li ristendete al sole, li fate asciugare, l'umidità se ne va via, diventano secchi, quindi l'acqua se n'è andata via. Eppure noi non vediamo le particelle d'acqua che entrano ed escono dai panni, ma indubbiamente ci sono, perché voi potete vedere prima il panno bagnato e poi il panno umido. Questo tipo di ragionamenti cercavano di far capire che anche se le cose non le potevamo vedere con gli occhi, potevamo comunque dedurre la loro esistenza. Dicevo che però la teoria atomistica non ebbe molto, molto seguito, il suo poema venne addirittura perduto e se ne ritrovò una copia solamente alla fine del Medioevo, quindi per più di 1000 anni di atomi non sentiremo più parlare praticamente. Quindi saltiamo subito al 600,
dove incontriamo il primo italiano, Evangelista Torricelli. Tutti lo conoscono perché lo associano al barometro, ecco, però ha un posto fondamentale nella nostra storia. Evangelista Torricelli, nato a Faenza, è un ragazzo precoce, studia gli scritti di Galileo, quindi gli scritti di fisica, il moto dei corpi, e inizia, dà un contributo fondamentale al moto dei proiettili, perché prende uno dei libri scritti da Galileo Galilei e lo estende un trattato sul moto dei proiettili, e grazie a questo trattato, per cui è elogiato nel mondo scientifico dell'epoca, viene presentato a Galileo Galilei, che lo accoglie. Lui ormai è vecchio, è da Arcetri, lo accoglie nella sua casa e diventa il suo assistente del vecchio Galileo, purtroppo per poco tempo, perché Galileo morirà dopo tre mesi, quindi lavorarono assieme solamente per 3 mesi, ma in quel tempo lui fece conoscere la sua conoscenza, la sua bravura come fisico e come matematico, come filosofo, che prese il posto di Galileo come filosofo e matematico del Granduca. E fu proprio in quel periodo che Galileo aveva descritto un fenomeno che era stato notato dai minatori, che avevano il problema, quando scavavano i cunicoli, di estrarre l'acqua, di togliere l'acqua che a volte invadeva i cunicoli. E quindi usavano delle specie di pompe ad acqua, delle specie di siringhe. Avevano notato che non potevano i minatori sollevare l'acqua per più di 10 metri. Quindi è come se io, vedete, prendo una siringa e aspiro l'acqua. Io posso alzarla, ecco. Immaginate questa siringa alta 10 metri, io posso continuare, con fatica, ma posso continuare ad aspirare acqua fino a 10 metri e poi non riesco più. E questo era un fenomeno che stupiva Galileo. Perché l'acqua sale nella siringa o in una pompa? Beh, Galileo, come tanti altri dell'epoca, apparteneva alla scuola di pensiero dei pienisti. Come vi dicevo, il dibattito sul vuoto è continuato nel corso dei millenni, e la maggior parte delle persone appartenevano alla filosofia pienista, cioè tutto esisteva, non esisteva il vuoto. E i vuotisti, come si chiamavano, invece sostenevano che il vuoto potesse esistere. Galileo diceva che l'acqua, si dava questa spiegazione come altri, l'acqua sale nella siringa o nella pompa perché noi non possiamo creare il vuoto, la natura ha orrore del vuoto e quindi in qualche modo il vuoto attira a sé l'acqua che riesce a salire. Però questo fenomeno, che più di 10 metri non si riusciva a salire, era inspiegabile. E allora suggerisce a Torricelli di indagare sul fenomeno, e Torricelli ci ragiona un po', capisce, fa degli esperimenti, non è facile tirare su una colonna d'acqua di 10 metri, fa degli esperimenti e intuisce che non è vero che è il vuoto non ha niente a che fare, l'orrore del vuoto non c'entra nulla, è il peso dell'aria che ci circonda. Lui dice: viviamo nel fondo di un mare di aria, e dice nelle testuali parole, e l'aria pesa e tanto, solo che noi non ce ne accorgiamo perché siamo controbilanciati dalla pressione nostra interna e ci viviamo fin da quando nasciamo, ma noi abbiamo su di noi, per ogni centimetro quadrato grava un peso di 1 chilo, quindi è una pressione non indifferente. Lui fa gli esperimenti e lui ha l'idea fondamentale di sostituire l'acqua con un liquido molto molto più pesante, utilizza il mercurio, questo liquido metallico che ha una densità quasi 14 volte quella dell'acqua. E allora è come se io prendessi questa siringa e avessi qui un bagno di mercurio e lo sollevassi, ecco. Lui scopre, lo fa in una maniera diversa, lui prende una colonnina di vetro chiusa da una parte, lo riempie di mercurio, poi lo inverte, lo fa bagnare in un bagno di mercurio, lo lascia andare e si accorge che la colonnina scende fino a un certo livello. Se l'acqua rimaneva a 10 metri, il mercurio si fermava a 76 centimetri. Quindi la famosa colonnina di mercurio, da qui nasce l'espressione. Quindi se io avessi la mia siringa, io riuscirei a sollevare il mercurio per 76 centimetri, o 760 millimetri, come spesso si usa in meteorologia. Ecco, questo è un esperimento ragionando su questo esperimento, lui riuscì a dimostrare che l'aria che ci circonda ha un peso, esercita una pressione, e scopre la pressione atmosferica sostanzialmente. Ma di questo non ce ne occupiamo, perché l'altra cosa fondamentale che ci interessa invece è che si chiese: ma che cosa è rimasto qui dentro? Perché prima era riempito di mercurio, poi il mercurio scende. Non può essere entrata aria, perché è chiuso. Non abbiamo visto bollicine d'aria arrivare da sotto, poi perché dovrebbero salire? C'è dell'altro mercurio.
E quindi l'unica risposta possibile è che abbiamo creato il vuoto. Torricelli, per la prima volta, dimostra che il vuoto può esistere e lo crea. E quindi si ridà inizio al ragionamento filosofico sulla possibilità che gli atomi esistano, perché come aveva detto Lucrezio e Democrito prima di lui, era necessario che il vuoto esistesse per poter far muovere gli atomi in questo vuoto. Quindi inizia a penetrare nella scienza, diciamo così, dell'epoca, l'idea che forse la materia ha una natura discreta, particellare. Incontriamo adesso, facciamo un salto in Inghilterra, e incontriamo Robert Boyle. Boyle è il figlio più giovane del conte di Cork in Irlanda, è l'uomo più ricco d'Irlanda, e come tanti ragazzini, figli di nobili, venne spedito in Europa, in continente, con il suo fratello e un tutore a studiare. Andò a Ginevra per studiare latino, studiare retorica, studiare storia romana. A un certo punto, a 11 anni, si trasferiscono a Firenze, proprio nell'anno in cui muore Galileo. Studia gli scritti di Galileo, si appassiona tantissimo alla scienza, alla fisica e alla matematica, e rimane lì per qualche anno. A un certo punto, ancora ragazzini, i soldi stanno per finire, i soldi che aveva dato il padre stavano per finire, e quindi vengono a Genova e poi vanno a Marsiglia perché vogliono imbarcarsi per tornare in patria. Aspettano a Marsiglia che arrivino i soldi spediti dal padre, il conte di Cork, ma questi non arrivano, aspettano un po'. E a un certo punto però ricevono una lettera del padre che dice: guardate, non posso spedirvi dei soldi, c'è stata una rivolta in Irlanda, io sono assediato nel castello e quindi non posso spedirvi dei soldi, insomma fate un po' qualche riuscita a fare. Allora i tre decidono il da farsi, avevano ancora un pochettino di soldi da parte, il figlio più grande decide che vuole tornare in patria per aiutare il padre, quindi con quei soldi paga il biglietto e se ne ritorna in Irlanda. Il ragazzino Boyle, Robert, sta col tutore e decide che non vuole andare a fare il soldato, quindi ritornano a Ginevra e rimangono lì ancora per qualche anno. Quando alla fine finiscono praticamente tutti i soldi, riescono a tornare in patria solamente vendendo dei gioielli che gli erano rimasti. Quindi lui, quasi diciottenne, torna in Inghilterra, prima va a Londra e inizia a occuparsi di alchimia. Lui è considerato il fondatore della chimica, o se vogliamo l'ultimo alchimista. Iniziò a occuparsi di quello che si occupavano gli alchimisti dell'epoca, cioè di fare delle trasformazioni. Lui credeva all'esistenza della pietra filosofale, questa mitologica pietra rossa che sarebbe stata in grado, secondo l'alchimia medievale, di trasformare i metalli in oro, e quindi cercò di fare delle trasformazioni. Diede anche dei contributi scientifici alla chimica modernamente intesa. Lui riuscì a isolare il fosforo dall'urina, per esempio, ecco. Tipici insomma, esperimenti da laboratorio alchimico. Tuttavia, a differenza degli alchimisti che scrivevano i loro libri in modo molto criptico, molto confuso, per nascondere i loro esperimenti, per evitare di essere anche perseguitati dalla Chiesa, lui fu il primo che cercò di descrivere i suoi esperimenti in modo chiaro, preciso, esplicitamente, in modo tale che chi leggeva la descrizione dei suoi esperimenti potesse replicarla, cioè il fondamento della scienza moderna e della chimica moderna. E scrive un trattato nel 1661 che è considerato l'inizio formale della chimica. Non a caso lui fu quello che tolse il suffisso al da alchimia. Lui non era più un alchimista, ma un chimist, non alchimist, un chimico. E si definì chimico scettico, perché dice nel suo trattato, anche difficile da leggere, oscuro, dice: insomma, noi non dobbiamo dare retta ai filosofi del passato che ci hanno raccontato queste storie dell'acqua, aria, terra e fuoco, a cui tra l'altro nel Medioevo gli alchimisti avevano aggiunto altri elementi, avevano aggiunto il mercurio e lo zolfo. Queste sono tutte balle, diremmo noi adesso. Dobbiamo cercare con l'evidenza empirica di capire quali sono e quanti sono gli elementi, che sono sicuramente più di 4. Dobbiamo fare degli esperimenti. E quindi lui iniziò proprio la moderna chimica descrivendo in modo accurato tutti i suoi esperimenti. In particolare ve ne ricordo uno, che è quello che ci riguarda più direttamente, perché decise di fare degli esperimenti sui gas. Ancora adesso, già dalle scuole superiori, si studia una legge che si chiama legge di Boyle, perché lui fu il primo a capire che l'aria si comportava come una molla. Se noi prendiamo sempre la mia siringa e voi la chiudete da una parte, voi potete schiacciarla e poi lasciate andare e vedete che ritorna indietro. Si comporta come una molla. Infatti lui scrive:
scrive un trattato nel 1662 in cui descrive the spring of the air, la molla dell'aria. Noi lo diamo per scontato, ma per l'epoca non era così. E lui dice, ma insomma, come faccio? Perché l'aria e qualsiasi altro gas riesce a comprimersi? Lui scoprì che c'è una relazione tra la pressione del gas e il volume che può occupare. Quindi noi possiamo dimezzare il volume di un gas raddoppiandogli la pressione. E quindi si comporta proprio come una molla. Dice, ci sono varie spiegazioni. La prima spiegazione è che, ad esempio, visto che il vuoto esiste, l'ha dimostrato Torricelli, l'aria potrebbe essere una specie di spugna, un fluido con dei buchi, immaginate, quindi come una spugna, se io la strizzo, schiaccio i buchi, avvicino tutto il resto e quindi questo spiego perché l'aria si può comprimere. Però, e questa era la sua spiegazione preferita, però potrebbe anche essere che l'aria sia composta da particelle piccolissime. Come aveva già ipotizzato Newton era un atomista, aveva fatto anche qualche cosa, aveva dimostrato che se le particelle dell'aria si respingevano in una certa maniera, con una certa legge matematica, si potevano riprodurre certi tipi di comportamento. Ma poi non indagò oltre sugli atomi, ecco, rimase. Però lui l'aveva letto, Newton, e quindi dice, ma potrebbe essere che l'aria sia davvero composta di queste particelle, non usava il nome atomi, particelle indivisibili, lui le immaginava come delle specie di molle, delle specie di piccoli gomitoli con delle molle che quindi si respingevano tra di loro e quindi creavano questa molla. Quindi noi forzando l'aria a occupare un volume più piccolo avviciniamo queste molle e quindi appena lasciamo andare il contenitore queste si respingono. Questo fu il contributo di Boyle e, come vi dicevo, iniziò la storia della chimica. Qualche altro scienziato sporadicamente cominciò a prendere sul serio l'idea che potessero esistere davvero queste particelle, anche se non si potevano vedere. Una di queste fu Daniel Bernoulli, figlio di una gloriosa famiglia di matematici svizzeri, c'era suo padre e suo zio che hanno dato dei contributi fondamentali, per esempio alla teoria delle probabilità e a tanti altri campi. Bernoulli da ragazzo comincia a occuparsi di moti dei fluidi, quindi di aria ma anche di acqua e ha l'idea di costruire un modello matematico. Lui era un grande matematico come suo padre e suo zio e quindi dice prendiamo un contenitore, molto semplice, un contenitore, ci mettiamo dentro delle palline infinitesime, io le ho disegnate più grandi, piccolissime e immaginiamo che queste continuino a sbattere contro le pareti del recipiente in modo continuo. Quello è il disegno che pubblica sul suo libro, vediamo se riusciamo a fare partire, a fare partire l'animazione che prima non riusciva a partire. Allora, vediamo, scusate, questi sono i problemi della diretta, come si dice. Ecco, vediamo. Ecco qua. Quindi lui dice, la pressione dell'aria è semplicemente generata da queste palline, questi atomi, queste particelle, che vanno a sbattere contro le pareti del recipiente. E così riesce a ricavare matematicamente esattamente la stessa legge che Boyle aveva ricavato invece in forma empirica, misurando i volumi e misurando le pressioni. Tuttavia questa idea lui la pubblicò su un libro che si chiama Idrodinamica, e non venne notata subito, quindi passarono tanti anni prima che venisse riscoperto. Quindi facciamo un salto di ancora un bel po' di anni e andiamo verso la fine del Settecento, dove compare nella nostra storia un altro gigante che è il chimico più importante del Settecento, Antoine Lavoisier, francese, nato da una famiglia di ricchi borghesi. All'epoca per fare scienza uno se lo doveva permettere, quindi o era un prete o era un ricco o era un nobile, avete visto. Lui nacque, pensate che è bambino che eredita più di un in moneta attuale più di un milione di euro dal bisnonno paterno e quindi è già ricco a 11 anni. Studia legge, viene inviato a studiare legge, ma si appassiona subito da adolescente alla chimica e alla fisica. È un uomo molto ambizioso e ha come obiettivo di entrare nella prestigiosa Accademia delle Scienze, quindi ci provò per vari anni, all'inizio venne rifiutato e lui cominciò quindi a pubblicare e a fare esperimenti di chimica. Lui poteva permettersi un laboratorio di prim'ordine con tutti i soldi che aveva, cominciò a fare esperimenti
per cercare di farsi notare dall'Accademia delle Scienze. Studiò il modo di illuminare le strade con i lampioni, studiò quale fosse il miglior combustibile, secondo le sue analisi, il miglior combustibile per illuminare le strade di Parigi doveva essere l'olio d'oliva, ad esempio. E questo fu uno dei lavori che lo fecero notare dall'Accademia delle Scienze. Però nella nostra storia l'attrezzatura fondamentale che lui usa è la bilancia. Lui capisce e cerca di diffondere questa idea che la chimica si fa soprattutto misurando in modo accurato tutto quello che noi mettiamo a reagire e andiamo a misurare esattamente il peso di quello che otteniamo, per fare delle analisi chimiche in modo corretto, per riuscire a capire quello che sta succedendo. Lui era un chimico, ma aveva una serie di interessi commerciali, dicevo, era già ricco, ma siccome piove sempre sul bagnato, a circa 25 anni riceve un'altra eredità, questa volta dal nonno materno, e riceve anche lì un sacco di soldi, e decide di investirli acquistando una serie di azioni di una società privata che riscuoteva tasse e tributi per conto del governo della monarchia dell'epoca. E degli studiosi di economia hanno fatto dei calcoli e questo investimento, un po' come se avesse investito in Equitalia, ecco, diciamo così, questo investimento gli fruttava svariati milioni di euro l'anno. Ecco, quindi insomma era ricchissimo, cioè lui faceva chimica per diletto e per avere prestigio. E lui fece con la bilancia un esperimento che si rivelò fondamentale nella nostra storia. Lui non era un atomista, lui non credeva all'esistenza degli atomi, o comunque non ci aveva pensato abbastanza. Lui fece questo esperimento che adesso vi faccio vedere in chiave moderna. Questa è l'apparecchiatura che lui descrive nei suoi libri. Prende una sostanza che si chiama ossido di mercurio, è una polvere arancione rossastra, e questa polvere era nota che se si riscaldava si ricostituiva il mercurio, questo liquido metallico molto bello da vedere. Una volta si usava nei termometri quando ero piccolino, io poi, siccome è pericoloso, insomma, adesso si usa l'alcol. Ecco, quindi voi vedete che se noi prendiamo questo ossido di mercurio, lo scaldiamo, si compaiono delle goccioline di mercurio e poi se ne va dell'ossigeno. Questo è lo esperimento che ha dato luogo alla scoperta dell'ossigeno. Ecco, vedete qui la sequenza dell'esperimento, prendiamo la polvere, la scaldiamo, alla fine rimane del mercurio e vedete che l'ossigeno gonfia il pallone. Lui però, a differenza di chi aveva fatto questo esperimento prima di lui decide di misurare con la bilancia e con le altre attrezzature il peso di quello che ottiene. E allora prende dell'ossido di mercurio, quindi 100 grammi, e lui scopre, facendo e rifacendo l'esperimento tante volte, scopre che quello che ottiene, cioè mercurio e ossigeno, se sommiamo il peso di mercurio e ossigeno, otteniamo esattamente il peso della sostanza di partenza. Questo lo ripete tante volte, fa anche il contrario, prende il mercurio e l'ossigeno, li fa combinare per ottenere dell'ossido di mercurio. E questa legge si ripete sempre. Lui scopre quella che adesso noi chiamiamo la legge di conservazione della materia. No? Ci insegnano alle scuole elementari che nulla si crea, nulla si distrugge, e tutto si trasforma. Ecco, lui fu quello che lo dimostrò. Lui dicevo non credeva all'esistenza degli atomi, ma se accettiamo l'idea che queste particelle sono indistruttibili e si possono legare in maniera diversa, spiegare questa legge è semplicissimo. Noi immaginiamo di avere un atomo di ossigeno e un atomo di mercurio separati, che hanno un certo peso, li facciamo reagire e questo forma questo ossido di mercurio. Ed è ovvio che il peso, in questo modellino semplice, dove immaginiamo gli atomi come se fossero delle palline indistruttibili, ecco, è ovvio che il peso finale è esattamente uguale al peso iniziale. Ecco. Lui però non ragionò su abbastanza, no? O forse non ebbe tempo di ragionare abbastanza, perché? Perché lui viveva durante la Rivoluzione Francese e nel periodo poi del terrore fu catturato. Si era già creato dei nemici, Marat per esempio era uno dei suoi più acerrimi nemici, e il fatto che avesse un reddito e avesse lavorato per il governo precedente come esattore delle tasse gli fu fatale. Quindi venne catturato, venne accusato e venne condannato a morte.
Si racconta, non si sa se sia vero o meno, ma si racconta che il processo durò un giorno e si racconta che durante il processo lui chiese clemenza al presidente del tribunale perché doveva finire i suoi importanti studi scientifici, ma si racconta che il presidente del tribunale rispose che la Repubblica non ha bisogno di scienziati, non ha bisogno di chimici, e quindi venne ghigliottigliato sulla pubblica piazza. E un altro grande matematico dell'epoca, scienziato Lagrange, scrisse che alla folle è bastato un solo istante per tagliare la sua testa, ma alla Francia potrebbe non bastare un secolo per produrne una simile. Quindi, ma chissà, forse avrebbe fatto lui la teoria atomica se avesse vissuto un po' più a lungo. Non lo sapremo mai. Comunque il tempo era maturo e incontriamo un altro francese, sempre in quel periodo, che si poneva un'altra domanda. Si poneva, ma le sostanze che noi osserviamo e con cui lavoriamo tutti i giorni hanno una composizione definita, precisa, è sempre quella oppure no? Bertollet dice no, secondo lui no, e lui fa l'esempio del bronzo. Se voi prendete del bronzo, qui ho messo i bronzi di Riace, il bronzo è quello che noi adesso chiamiamo una lega, noi mescoliamo del rame con dello stagno ed eventualmente altri metalli. Però la percentuale di rame e stagno lo decidiamo noi, otteniamo del bronzo che magari ha delle proprietà un po' diverse, però non esiste la composizione precisa del bronzo. Lui quindi non crede che le sostanze abbiano una composizione definita. Lui dice che le sostanze hanno la composizione che dipende da come le produciamo, da come sono le reazioni che le fanno, che le generano. È un po' come se noi mescolassimo il bianco o il nero e voi sapete che noi possiamo ottenere una infinita scala di grigi. Oppure se prendiamo un esempio di una sostanza, ecco il caffè latte, voi lo potete ottenere mescolando una quantità che desiderate di caffè e di latte. E quindi scegliete voi se volete più latte o più caffè. Questa era la sua idea delle sostanze chimiche. Arriva sempre nello stesso periodo invece un altro chimico, Joseph Proust, che alla fine del Settecento fa un esperimento fondamentale. Lui analizza quella sostanza verde che spesso si vede che ricopre i tetti di rame. È una sostanza che si chiama carbonato basico di rame. E lui la prende, la va a raschiare e la analizza la sua composizione, è formata di rame, carbonio, ossigeno, idrogeno, seguendo Lavoisier misura esattamente le componenti. Sapeva anche che questa sostanza si trova in natura come minerale, come pietra, è la malachite che si usa adesso ancora per fare delle collane, ecco, anche quella è carbonato basico di rame. E in più Proust era in grado di risintetizzarla da zero in laboratorio, prendendo del rame metallico, facendolo reagire e quindi ottiene questa polvere. Analizza i tre carbonati che hanno una provenienza diversa e quindi secondo Bertollet dovevano avere una composizione diversa e invece scopre che tutti e tre sempre hanno esattamente la stessa composizione. Ha il 57,48% di rame, c'è una certa quantità di carbonio, di idrogeno e di ossigeno. E questa è la dimostrazione che non dipende dal processo che ha generato una certa sostanza, ma le proprietà di una sostanza, le percentuali dei vari elementi, sono sempre le stesse. È un po' come se noi sintetizziamo la vitamina C in laboratorio, questa è esattamente identica alla vitamina C che io posso estrarre dal succo di limone, perché non dipende dal modo in cui è stata preparata. Le proprietà di una sostanza chimica dipendono dalla sua formula, e quella è definita. Quindi le sostanze hanno una composizione definita. Proust, anche lui, non parlava di atomi, non era ancora la teoria che andava per la maggiore, ma anche qui è semplicissimo, se immaginiamo che gli atomi esistano è facilissimo capire perché. Beh, perché se io ho questo composto, diciamo una pallina verde, una pallina blu e una pallina rossa che hanno pesi diversi, non importa da dove io vado a recuperare le mie palline, perché il peso, il rapporto di pesi tra il rosso, il blu e il verde è sempre lo stesso, perché la molecola è sempre quella. Arriva finalmente, insomma il tempo è maturo per fare esplicitamente, per enunciare esplicitamente la teoria atomica, e arriva Dalton. Ecco, per la prima volta nella nostra storia incontriamo un personaggio che non è un nobile, non è un ricco, anzi è nato da una famiglia povera, è una famiglia di quaccheri che fanno un lavoro di fattoria, sono dei tessitori, ma insomma ogni giorno devono combattere contro le durezze della vita e raggranellare i soldi per poter mangiare. Tant'è vero che il giovane Dalton a 11 anni è costretto a lasciare la scuola, brillante studente, ma è costretto a lasciare la scuola perché non aveva soldi, ma aveva imparato già abbastanza
per poter fondare una scuola sua. A 12 anni lui fonda la sua scuola, che non dobbiamo immaginare un istituto, ma insomma una stanza dove riceveva dei suoi, i suoi studenti, tra l'altro più grandi di lui, per cui si racconta che lui avesse frequenti problemi per mantenere la disciplina. Comunque per qualche anno lui riesce, insomma, a guadagnare qualche soldino dando lezioni ai suoi studenti. Poi è troppo faticoso e quindi abbandona, chiude la scuola e va a Manchester ad aiutare il fratello più grande, anche lui che insegnava in una scuola. Da lì inizia a occuparsi, appassionarsi alla scienza, si interessa di meteorologia, si interessa di botanica e si interessa di chimica. E durante i suoi studi di botanica, osservando i fiori, lui scopre che non vede i colori nella stessa maniera con cui li vedono i suoi amici, i suoi colleghi. E, tanto è vero che noi usiamo ancora adesso la parola daltonismo per indicare un difetto di visivo, di visione dei colori. Lui i fiori viola, i fiori rosa, i fiori fucsia non li distingue dai fiori blu. Non vede la parte rossa dello spettro luminoso. E quindi da scienziato si studia, fa degli esperimenti su di sé, cerca di vedere i fiori con una fiamma della candela alla luce del sole e cerca di descrivere questo fenomeno e pubblica un lavoro in cui descrive proprio quello che noi adesso chiamiamo il fenomeno del daltonismo. Lui pensava di avere un fluido blu. Siccome non vedeva la parte rossa dello spettro, lui pensava di avere un fluido blu all'interno dei suoi occhi che in qualche modo assorbisse la luce rossa e questo poi gli impediva quindi di vedere il colore rosso. Quindi lasciò scritto nel testamento che alla sua morte avrebbero dovuto fare un'analisi dei suoi occhi per vedere se effettivamente era presente questo fluido blu. Cosa che venne fatta. Alla sua morte i suoi occhi vennero analizzati e non si trovò nessun fluido blu, ma siccome sono stati conservati, recentemente sono stati analizzati e si è scoperto che Dalton mancava di un gene che sintetizzava il pigmento responsabile per la visione del colore rosso nella retina. Comunque si interessò alla chimica, rifece gli esperimenti di Proust e li confermò, anche se lui era un pessimo chimico sperimentale, non faceva un lavoro molto accurato, faceva anche una serie di errori come vedremo, ma mette insieme tutte le idee, tutti i vari ragionamenti che abbiamo fatto finora, Lavoisier, Proust, descrive la sua teoria atomica in un libro che chiamò Il nuovo sistema di filosofia chimica, perché lui scoprì l'ennesima legge, un'altra legge fondamentale. Dice, Proust aveva scoperto che per esempio carbonio e ossigeno si mescolano, si combinano per ottenere dei composti in determinate proporzioni. Tuttavia, carbonio e ossigeno possono combinarsi in due modi diversi. Noi sappiamo che possono formare l'ossido di carbonio e l'anidride carbonica. Lui fa le misure, pesa i reagenti e scopre quella che lui chiama la legge delle proporzioni multiple. Cioè lui scopre che se per fare dell'ossido di carbonio, partendo da una certa quantità di carbonio, servono 4 grammi di ossigeno, ebbene per fare l'anidride carbonica ne serve esattamente il doppio. Il doppio. E questo fenomeno lo ritrova anche in altri studi pubblicati da altre persone, quindi avevano fatto magari gli esperimenti in modo più accurato. C'è sempre un rapporto molto semplice, magari il doppio o il triplo o un rapporto di 2 a 3, tra i componenti che vanno a formare le molecole. E lui ci ragiona, dice, l'unico modo per poter spiegare questa cosa è che davvero gli atomi siano una realtà e che siano delle palline. Quindi se io combino un atomo di carbonio con un atomo di ossigeno, ho appunto CO, la molecola dell'ossido di carbonio, come la chiamiamo adesso. Ma se ne combino 2 di ossigeno, ottengo la molecola di anidride carbonica. E quindi è ovvio che di ossigeno ne devo usare 2 volte. E non capita mai che io debba usare un atomo e mezzo, un atomo e 3/4, perché gli atomi sono indivisibili. E quindi fa la sua teoria, che ha subito un enorme successo, perché per la prima volta, questi sono gli elementi, i simboli che usava lui, erano ancora i simboli alchemici, siamo ancora un po' lontani dalla moderna nomenclatura della chimica, questi erano gli elementi che erano noti all'epoca. E quindi, come vi ho detto, lui non è il primo a pensare agli atomi, cioè a delle particelle indivisibili che compongono la materia, ma fu il primo che spiegò come potevamo misurare il peso di questi atomi, o meglio, lui dice, noi non possiamo misurare il peso di ogni singolo atomo, però possiamo misurare quanto pesa un atomo rispetto a un altro, ad esempio prendendo l'idrogeno come riferimento. Vi faccio un esempio, è l'esempio che fece anche lui. Noi sappiamo che 1 grammo di idrogeno reagisce con 8 grammi di ossigeno a dare 9 grammi di acqua.
Questi sono i dati moderni precisi. Vi ho detto che lui non era un bravo sperimentatore, quindi lui trovò dei numeri diversi, quindi un po' sbagliati. Ecco, questi sono i dati moderni. Ecco, lui dice, ma allora, qual è la formula dell'acqua? Lui assume quello che chiama il principio di massima semplicità. Dice, qual è la formula più semplice che io posso immaginare combinando idrogeno e ossigeno? Unire un atomo di idrogeno con un atomo di ossigeno, questa è la sua idea. E quindi dice, per me la molecola d'acqua ha formula HO. Noi sappiamo che è sbagliato, lo insegnano, forse è l'unica formula che tutti conoscono, la molecola dell'acqua ha la formula H2O. Ecco, però lui commise questo errore, perché è vero che a volte la natura vuole essere semplice, ma a volte non così semplice. E quindi dice, se questa è la formula e un grammo di idrogeno si combinano con 8 grammi di ossigeno, vuol dire che l'atomo di ossigeno pesa 8 volte l'atomo di idrogeno. Questa è la conclusione obbligatoria. E quindi lui dice, un atomo di ossigeno pesa 8 volte un atomo di idrogeno e questa è la formula dell'acqua. Questo è un errore che vedremo avrà delle conseguenze. E arrivano subito però altri esperimenti che gettano un po' di problemi. Incontriamo un altro francese, Louis Gay-Lussac, che anche lui fece degli studi sui gas, era interessato a studiare i gas non solo come per fare uno studio scientifico, ma anche perché lui era un appassionato di mongolfiera e quindi saliva su questi palloni aerostatici a fare degli esperimenti, ma anche facendo salire i nobili a pagamento, quindi perché così potevano salire anche a vari chilometri di altezza e vedere così la campagna francese dietro pagamento. Lui fece degli esperimenti quindi sui gas e in particolare, a differenza di quello fatto prima di lui da Proust, da Dalton e da Lavoisier, che misuravano il peso delle sostanze che reagiscono, lui misura il volume. Lui decide di lavorare con dei gas. Io vi prendo come esempio due gas più semplici di quelli che usava lui, ma il concetto è lo stesso. E lui scopre questa legge che è inspiegabile per lui. Se io prendo dell'idrogeno e lo faccio che è un gas, lo faccio reagire con il cloro, un altro gas, un gas verdino velenosissimo, otteniamo quello che noi modernamente chiamiamo acido cloridrico. Lui in una certa proporzione, serve un certo numero di grammi di idrogeno per reagire con un certo numero di grammi di cloro. Tuttavia, lui scopre che se andiamo a misurare il volume, se prendo a reagire un litro di idrogeno, questo reagisce esattamente con un litro di cloro. Se mi capita di mettere più cloro di quello che mi serve, quindi ne metto un litro e mezzo, io ottengo sempre la stessa quantità di HCl e mi avanza mezzo litro di cloro. Se invece parto, non so, dal doppio della quantità dell'idrogeno, uso 2 litri di idrogeno che fare reagire con un litro di cloro, ottengo sempre la stessa quantità di acido cloridrico e mi avanza un litro di idrogeno. Perché? Perché succede questo? Sicuramente se lo deve essere chiesto. Lui fa questo esperimento con vari altri gas e non azzarda la risposta. Lui lavora nel laboratorio di Bertollet, è stato un pupillo di Bertollet che vi dico, come vi ho detto, non credeva che le sostanze avessero una legge definita nelle loro proporzioni. Immaginiamoci se poteva accettare una cosa di questo genere. Però la spiegazione, se ci pensate, è semplicissima. Accettiamo l'esistenza degli atomi, quindi nel litro di idrogeno ci sono un certo numero di atomi di idrogeno e nel litro di cloro ci sono un certo numero di atomi di cloro. Siccome alla fine della reazione non rimangono atomi di idrogeno e atomi di cloro, vuol dire che ogni singolo atomo di idrogeno si è accoppiato a un atomo di cloro. E quindi vuol dire che i due contenitori ne contengono la stessa quantità, lo stesso numero. È un'ipotesi molto semplice, che spiega benissimo questo tipo di legge. Lui però non la fa questa ipotesi, lui racconta, dice ma Dalton dice che esistono gli atomi, però invece Bertollet non ci crede e non trae nessuna conclusione. E questo però crea, comunque lui però pubblica i suoi dati sperimentali, quello che crea un problema nella comunità scientifica è l'acqua. I suoi esperimenti sull'acqua mostrano che servono 2 volumi di idrogeno, 2 litri di idrogeno per reagire con 1 litro di ossigeno a dare 2 litri d'acqua. Questo è il suo esperimento. E lui è un buon scienziato, gli esperimenti che fa sono accurati, quindi i suoi dati sono corretti. Però Dalton legge l'articolo e dice, ma no, non va bene. Perché dice, ma secondo la mia teoria, siccome la molecola d'acqua è HO, vuol dire che ti serve 1 litro di idrogeno e 1 litro d'ossigeno per fare 1 litro di acqua.
e tu invece me ne trovi 2 litri di idrogeno che ti servono a reagire con, con 1 litro d'ossigeno. Supponiamo, dice Dalton, che io abbia scritto male la formula dell'acqua. Va bene, non è HO, è H2O. Allora davvero te ne servono 2 litri di idrogeno, 1 litro d'ossigeno, ma dovresti ottenere comunque 1 litro d'acqua, di vapore d'acqua. E invece tu ne ottieni 2. Com'è possibile che tu ottieni 2 volumi di vapore d'acqua? Partendo da 1 volume solo d'ossigeno, vuol dire che l'atomo d'ossigeno in qualche modo si è dimezzato, si è diviso in 2, cosa impossibile, perché gli atomi sono indivisibili, non è possibile, perché dovrebbe essere una cosa tipo HO, ossigeno dimezzato. Usavano proprio un simbolo per questa cosa, un ossigeno con una barra in mezzo. Dice, e quindi le conclusioni di Dalton dicono, sono sbagliati i tuoi esperimenti, che poi detto da lui che faceva gli esperimenti un po' così, insomma fa anche un po' ridere, ma soprattutto poi dice, sono sbagliati gli esperimenti perché contraddicono la mia teoria, cosa che insomma per uno scienziato non va proprio bene, cioè dire che gli esperimenti sono sbagliati perché contraddicono una teoria. Teoria che tra l'altro conteneva degli errori visti col senno di poi, perché per esempio lui sosteneva, ma in realtà lo sostenevano tutti all'epoca, che gli atomi dello stesso tipo si dovevano respingere. C'era un'idea che gli atomi, anche se uno ammetteva l'esistenza degli atomi, si combinavano perché si attraevano con delle cariche elettriche e quindi atomi dello stesso tipo avevano la stessa carica elettrica, quindi necessariamente si dovevano respingere e quindi non potevano esistere. E in più Dalton pensava, come altri dell'epoca, pensava che gli atomi fossero fermi, anche di un gas, fermi e in contatto. Incontriamo il secondo italiano che nello stesso periodo invece la vede giusta. Lui è un figlio di una ricca famiglia di avvocati ecclesiastici, nasce a Torino, viene avviato alla professione, studia legge, viene avviato alla professione legale che esercita per qualche anno, ma a 20 anni lui comincia a appassionarsi alla chimica, alla fisica, comincia a fare esperimenti, viene notato dall'Accademia delle Scienze di Torino e viene poi invitato ad andare a insegnare al Collegio Reale di Vercelli, dove inizia a fare i suoi esperimenti, ma soprattutto legge in quel periodo l'articolo pubblicato da Gay-Lussac, quindi 1808 Gay-Lussac, 1811, lui legge l'articolo e capisce subito, deduce la legge che vi ho detto, cioè che gas, anche di tipo diverso, se il volume è lo stesso, contengono esattamente lo stesso numero di particelle. E quindi vedete che lo scrive anche in questo francobollo, volumi uguali di gas nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole. E lui capisce che questa ipotesi, che è semplicissima da estrarre dai dati sperimentali, dall'esperimento, spiega benissimo e risolve il mistero dell'acqua. Perché lui dice, se ammettiamo che volumi uguali di gas contengano lo stesso numero di molecole, l'esperimento di Gay-Lussac dice che ne servono 2 di idrogeno e 1 d'ossigeno, e quindi è logico che la formula dell'acqua contenga il doppio degli atomi di idrogeno rispetto a quelli di ossigeno. Per esempio H2O. In realtà lui dice nel suo articolo correttamente che potrebbe essere anche H4O2, lui non ha modo di distinguere, però ancora una volta questa è la molecola più semplice che può scrivere. Però siccome Gay-Lussac trova 2 volumi di vapore d'acqua, vuol dire che ne forma 2 di molecole di acqua. Ma se siamo partiti da 1 volume solo d'ossigeno, e qui ce ne sono 2, è inevitabile dedurre che l'ossigeno, il gas, non è formato da atomi singoli, ma è formato da quello che lui chiama molecole. Cioè 2 atomi uniti insieme, cosa che si riteneva impossibile. Ma questa è la dimostrazione sperimentale. È così come l'idrogeno. L'idrogeno in un gas non è atomico, non c'è il singolo atomo, ma sono 2 atomi uniti insieme che formano una molecola. Lui fa per la prima volta una distinzione chiara nella storia della scienza tra atomi e molecole. Lo scrive nel 1811 in francese su una oscura rivista di fisica e nessuno praticamente la legge. Questa ipotesi che spiega benissimo poi da lì in avanti tutta la chimica, che da lì in avanti si stava facendo sempre più progressi, ma rimane praticamente lettera morta per più di 50 anni. Lui morirà, lui continuò tutti i suoi studi, a un certo punto c'è una rivolta, Vittorio Emanuele abdica, arriva Carlo Felice, chiude l'università di Torino, lui torna alla professione legale, poi quando arriva Carlo Alberto riapre l'università, arriva a insegnare, ha tutta la sua vita professionale, ma morirà senza che nessuno gli riconosca il merito di avere capito effettivamente qual era la formula dell'acqua e aver risolto il problema degli atomi.
In quegli anni la chimica subisce un processo vorticoso, e ormai i chimici non possono più fare a meno di ipotizzare che esistano gli atomi, queste particelle, altrimenti non riescono a capire niente di quello che fanno. Ad esempio, nel 1824, due famosi chimici, uno è Wöhler e l'altro è Liebig, quello che molti di voi associano, è la stessa persona, all'estratto di carne che comprate al supermercato, anche lui businessman, fonda un'industria per la disidratazione della carne e vende gli estratti. E, insomma, nel 1824 contemporaneamente loro pubblicano due articoli in cui spiegano come hanno fatto a sintetizzare una nuova molecola, una nuova sostanza, descrivono le proprietà di questa sostanza e la composizione. Entrambi danno la stessa formula, la stessa composizione di azoto, carbonio, ossigeno, però le proprietà sono diverse. Una sostanza è esplosiva e l'altra no. Allora c'è subito una diatriba scientifica, ma di quelle tranquille, non è di quelle all'ultimo sangue, perché arriva poi un altro chimico, Berzelius, che nel 1813 aveva finalmente detto smettiamola di disegnare gli elementi con i cerchiolini, i pallini colorati, che sono un macello da utilizzare, e diamogli dei nomi con delle lettere. Quindi è lui che dice carbonio, usiamo la lettera C, ossigeno, usiamo la lettera O. Berzelius, chimico svedese, rifà la sintesi dei due composti, dei due contendenti della diatriba, e scopre che hanno ragione entrambi, sono effettivamente due sostanze diverse che hanno la stessa composizione, e conia anche un nome, isomero, cioè l'isomeria, quel fenomeno per cui sostanze che hanno la stessa composizione sono però diverse, hanno proprietà diverse. E come spiegare questo fatto? Se pensiamo agli atomi è immediato, forse non è solamente la composizione di una molecola in termini dei suoi atomi che conta, ma anche come gli atomi si dispongono nello spazio. E quindi io posso prendere era un composto che componeva un atomo di carbonio, uno d'azoto, uno di idrogeno e uno d'ossigeno. Io posso mettere quattro palline in modi diversi e ottenere sostanze diverse. Quindi, come posso spiegare questo fenomeno se non ammetto l'esistenza di enti indivisibili? Non ci si riesce. Tuttavia, come vi dicevo, grazie al peccato originale, per colpa del peccato originale di Dalton, della formula sbagliata dell'acqua e dell'errore nel peso dell'atomo di ossigeno, le tabelle pubblicate dei pesi di altri elementi erano sempre un po' sbagliate. Persone diverse fanno esperimenti, traggono conclusioni diverse da esperimenti anche fatti correttamente, ma danno a questo punto formule diverse. Si arriva al 1860, in cui c'è una grandissima confusione. Il lavoro di Avogadro era rimasto sconosciuto, e nel 1860, se uno va a leggere gli articoli di chimica dell'epoca, ci sono quattro formule diverse per la molecola d'acqua. Nessuno si riesce a mettere d'accordo su quale sia esattamente, a seconda del tipo di esperimento a cui si fa riferimento. Per la molecola di acido acetico, contenuta nell'aceto normale di casa, ci sono 18 formule diverse. È un grande macello, non si riesce più a capire. Ma qualcuno aveva capito che la soluzione l'aveva già trovata Avogadro più di 50 anni prima. E incontriamo il nostro terzo gigante italiano, Stanislao Cannizzaro. Stanislao Cannizzaro nasce a Palermo, va a studiare medicina, ma si appassiona come altri dell'epoca, durante gli studi di medicina, si appassiona alla chimica, e quindi va a studiare prima a Pisa e poi a Napoli. Ma oltre, diventa subito molto conosciuto come chimico, ancora adesso c'è una reazione chimica che porta il suo nome. Ma era anche un uomo molto attivo politicamente. Quando scoppia la rivolta nel Regno di Sicilia, lui si arruola nell'esercito rivoluzionario come ufficiale d'artiglieria. La rivolta però viene soffocata e lui viene condannato a morte. Viene condannato a morte perché era parte dell'esercito dell'insurrezione. Riesce però a scappare in Francia, va in Francia e va a lavorare a Parigi come chimico nel laboratorio di un suo collega. E dopo una serie di vicissitudini riesce a tornare in Italia, però in Italia va ad Alessandria, inizia a insegnare prima in un istituto tecnico di Alessandria, si fa notare, si era già fatto notare come chimico, e poi viene invitato qui a Genova. Lui viene nel 1858 a Genova, all'Università di Genova, a insegnare chimica, e nel 1858 ha il compito di insegnare, di tenere un corso di chimica agli studenti del primo anno, diremmo noi adesso. E lui cercò di dipanare la confusione che c'era nella chimica dell'epoca,
e quindi scrive delle dispense per i suoi studenti che raccontano quello che vi ho raccontato io adesso. L'esperimento di Lavoisier, la sua interpretazione, l'esperimento di Gay-Lussac, l'idea degli atomi, Dalton, e soprattutto lui era uno di quei pochissimi italiani che aveva letto l'articolo di Avogadro e aveva capito che Avogadro ci aveva visto giusto. Per cui scrive queste dispense del corso e ne pubblica un riassunto in una rivista scientifica italiana che si chiama Il Nuovo Cimento, come sunto di un corso di filosofia chimica. Era il 1860, quindi 2 anni dopo, c'è la spedizione di Garibaldi. Lui, come vi ho detto, era molto attivo politicamente, quindi sente della spedizione di Garibaldi, quindi abbandona Genova e si fionda in Sicilia perché vuole partecipare. Tuttavia arriva in Sicilia e tutto è già finito. Allora, vabbè, un po' deluso, però nel frattempo aveva ricevuto un invito da parte dei chimici famosi dell'epoca, Kekulé, era uno dei chimici più famosi europei dell'epoca, a partecipare al primo congresso internazionale dei chimici del mondo, diciamo così, dell'Europa, che si sarebbe tenuto a Karlsruhe nel 1860. E lo scopo del convegno era proprio mettere insieme i chimici, erano 140 partecipanti da tutta Europa, per cercare di dipanare la confusione che esisteva tra le varie formule, chiarire la differenza tra atomi e molecole e capire un po' come si poteva costruire la chimica su basi sicure. Lui partecipa al convegno, che durò 3 giorni, fece la sua conferenza, ma la conferenza, lui cercò di raccontare l'ipotesi di Avogadro, ma non ebbe molto, molto successo immediatamente. Tuttavia, alla fine della conferenza, quando tutti ormai se ne stavano andando, un suo collega dell'Università di Pavia, il professor Pavesi, aveva portato con sé un po' di queste dispense che Cannizzaro dava agli studenti e cominciò a distribuirle ai vari partecipanti del congresso. Alcuni di questi andando a casa cominciarono a leggere queste dispense e uno in particolare, Lothar Meyer, chimico famoso, scrisse, cioè io ho iniziato quando stavo tornando in carrozza verso casa mia, leggevo l'articolo di Cannizzaro e improvvisamente è come se le bende mi fossero calate dagli occhi e quindi il senso di confusione se ne andò e venni sopraffatto da questo senso di contentezza e di sicurezza, perché finalmente aveva capito e tutti i vari pezzi tornano al suo posto. Avete presente quando non riuscite a risolvere un problema, poi improvvisamente capite, trovate la soluzione? Ecco, questo tipo di sensazione. Quindi nel 1860 praticamente la stragrande maggioranza dei chimici diceva: gli atomi esistono. Non è possibile che non esistano, anche se non li avevano mai visti, ma dovevano esistere necessariamente, non c'era nessun'altra ipotesi che poteva spiegare tutte le cose. I fisici, nella fisica la cosa è un po' diversa, voi sapete, che forse non lo sapete, ma c'è un po' di sana rivalità tra i fisici e i chimici, un po' come nelle barzellette, no? C'è un chimico, un fisico, un ingegnere, un matematico. Ecco. Insomma, noi chimici siamo un po' orgogliosi che siamo arrivati un po' prima dei fisici, mediamente, a credere davvero all'esistenza degli atomi. Perché nella fisica, la fisica aveva avuto nei secoli precedenti un grande successo nello spiegare tanti fenomeni, come la trasmissione del calore, la trasmissione delle onde, l'elettromagnetismo, e alla base di queste teorie c'era l'ipotesi che la materia fosse continua, che fosse divisibile all'infinito, e tutto funzionava. C'erano delle equazioni che spiegavano benissimo come il calore si propagava, come le onde si propagavano e così via. Quindi gli atomi non erano necessari in molte parti della fisica, ma in alcune parti pareva proprio di sì, e in particolare nella termodinamica. Questo scienziato, Rudolf Clausius, continua le idee di Bernoulli che vi ho detto e aggiunge oltre alla pressione e al volume anche la temperatura e si chiede in particolare, insomma, come si muovono gli atomi, domanda che ai chimici non interessava. Tra l'altro i chimici, come dicevo, molti pensavano che gli atomi anche di un gas fossero fermi, e lui invece dice no, andiamo a vedere, e lui scopre che gli atomi o le molecole si muovono e dipende dalla temperatura. Se noi prendiamo un gas che ha una certa temperatura, lo scaldiamo, dopo averlo scaldato le molecole andranno molto più veloce e la temperatura sarà aumentata. Quindi pubblica nel 1857, vedete che in questi anni ci sono una serie di scoperte, di ragionamenti una dopo l'altra, pubblica quello che adesso viene chiamato, insomma, l'inizio della teoria cinetica dei gas e della termodinamica.
dà anche delle stime numeriche di questi oggetti che lui credeva ovviamente dovessero esistere, ma che nessuno aveva mai visto. E però lui dice, guardate che ho fatto i miei conti e l'ossigeno, ad esempio, a 0 gradi si muove di 461 metri al secondo. L'azoto va a 492, questi coi dati dell'epoca, e l'idrogeno, che è molto più leggero, va a 1844 metri al secondo. Lui pubblica questi dati, lui è un teorico, non pensa molto ai numeri, alle implicazioni di questi dati, e però dopo averlo pubblicato un suo collega gli dice, ma guarda che c'è un problema. Perché? Perché insomma gli atomi secondo i tuoi calcoli vanno velocissimi. Allora spiegami perché, se io qui apro una bottiglietta di profumo e spruzzo un po' di profumo, in fondo alla sala, visto che gli atomi e le molecole devono andare insomma a 500 metri al secondo, 400 metri al secondo, perché in fondo alla sala non sentono immediatamente il profumo? No, ci pensate? E Clausius all'inizio insomma barcolla un po' e dice, ma com'è possibile? E allora cerca di metterci una pezza, però ha l'idea giusta. Lui dice, ma insomma abbiamo ipotizzato che queste particelle fossero piccole e Bernoulli diceva che andavano a sbattere semplicemente contro le pareti del recipiente. Forse sono piccole sì, ma non sono così piccole, per cui vanno anche a sbattere tra di loro. Per cui la mia molecola di profumo rilasciata, spruzzata in questo momento, non riesce ad andare istantaneamente in fondo alla sala, perché subito dopo incontra qualche altra molecola e ci va a sbattere, rimbalza indietro, poi rimbalza ancora, va avanti. E quindi ci mette molto, ma molto più tempo prima di arrivare in fondo. Questa è un'idea che effettivamente poi può portare con degli esperimenti a dare una stima di quanto sono grandi le molecole. Due anni dopo, Maxwell, James Clerk Maxwell, che tutti associano alla teoria alla radiazione elettromagnetica, ha scritto le famose equazioni di Maxwell, fa un passo avanti, dice le molecole si muovono a una certa velocità, ma ognuno c'è una diversa, non sono tutte uguali. Quindi qui potete seguire le molecole rosse, a volte vanno a sbattere, rallentano, poi a volte vanno più veloci. E questo è vero sia per il gas, sia per un liquido, sia per un solido. E questo spiega, per esempio, un fenomeno che noi vediamo tutti i giorni, che però è apparentemente inspiegabile se ci pensate. Se voi andate fuori e guardate, osservate una pozzanghera dopo che ha piovuto, la vedete, poi magari arriva il sole e la sera la pozzanghera è sparita. Perché? La risposta è perché l'acqua è evaporata. Ma attenzione, ci insegnano che l'acqua si trasforma in gas a 100 gradi, deve bollire. Deve arrivare a 100 gradi per trasformarsi da liquido a vapore. Eppure non siamo arrivati a 100 gradi. Com'è possibile il fenomeno dell'evaporazione se l'acqua non bolle? Ci avete mai pensato? Ecco, questo è uno di quei fenomeni, lo racconta anche Feynman, dice... Basta che noi assumiamo che le molecole esistano e che abbiano ognuno una certa velocità, perché ad esempio può succedere che in un liquido ci sia una molecola molto vicina al pelo dell'acqua che però ha una velocità, un'energia diremmo noi adesso, molto elevata e nella direzione giusta per rompere i legami che ha con l'altra acqua che c'è al di sotto che la tiene legata e se ne va via, se ne va in fase vapore e se ne va via. Poi ne arriverà un'altra di molecola vicino alla superficie che scappa via. E questo è il fenomeno dell'evaporazione. E questo grazie al fatto che le molecole hanno delle velocità diverse. Per cui sempre, in ogni istante, c'è una molecola da qualche parte che ha un'energia molto, ma molto più elevata delle altre. Arriviamo a uno degli ultimi giganti che incontriamo nella nostra storia, Ludwig Boltzmann, bisognerebbe fare una conferenza solo su Boltzmann. Lui era un fervente credente degli atomi, lui parte dalle idee di Maxwell e le sviluppa con una matematica tra l'altro molto sofisticata in modo pazzesco. Lui è uno dei fondatori di quella che noi chiamiamo adesso la termodinamica statistica o la teoria cinetica, la fisica statistica. Lui dice non solo gli atomi esistono, le molecole esistono e compongono gas, solidi e liquidi. Ce ne sono talmente tanti che abbiamo bisogno della statistica per studiare il suo comportamento. E da lì parte e fa una serie di ragionamenti che portano tantissime spiegazioni di quello che osserviamo. Purtroppo lui soffriva di un disturbo bipolare, aveva frequenti episodi di depressione, tentò il suicidio più di una volta. E ogni volta che cercava di spiegare le sue teorie basate proprio fondamentalmente sull'esistenza di questi atomi, di queste molecole, c'era sempre ancora qualcuno che si opponeva. Vi dicevo, 1872, siamo dopo il congresso di Karlsruhe, ormai
la stragrande maggioranza dei chimici non aveva più nessun dubbio, gli atomi e le molecole esistevano. Tuttavia sappiate che in qualsiasi campo scientifico esiste sempre uno scienziato che dice di no, che la pensa diversamente. Non esiste mai l'unanimità nella scienza. Ecco, sono quegli scienziati che al giorno d'oggi potrebbero essere intervistati dalle Iene o da Striscia la Notizia. E lui ebbe la sfortuna di averne uno come collega universitario, William Ostwald, non un ciarlatano, vinse il premio Nobel nel 1908, ma lui era uno di quelli che, testardo, non credeva all'esistenza degli atomi, aveva una sua teoria alternativa, si rifiutava, cosa grave per uno scienziato, si rifiutava di credere agli esperimenti. E quindi, insomma, si incontravano in dipartimento, ogni volta che Boltzmann faceva un suo avanzamento, una sua pubblicazione, Ostwald diceva, no, ma gli atomi non li vedi, non puoi discutere di cose che non vedi. Quindi non fidarsi troppo dei premi Nobel, dei futuri premi Nobel, che anche nei nostri giorni ce n'è qualcuno che ha delle idee piuttosto bizzarre. Lui cambia università, Boltzmann, e se ne va in un'altra dove incontra un altro gigante della scienza, Ernst Mach, fisico austriaco, e sfortuna vuole che anche lui non credeva all'esistenza degli atomi. E diceva, non ci credeva anche da un punto di vista filosofico, perché è rimasta alla storia questa diatriba tra Boltzmann e Mach. E Mach diceva, tu non hai il diritto di usare degli enti di cui non puoi dimostrare l'esistenza. Lui era contento di descrivere la natura con delle leggi empiriche, mentre Boltzmann voleva capire perché il prodotto della pressione per il volume era uguale alla temperatura, come aveva trovato già la termodinamica, Boyle, Gay-Lussac e gli altri. E quindi rimase famosa una conferenza dove Boltzmann raccontò la sua teoria e si alzò Mach urlando, io non credo che gli atomi esistano. E quindi, sottoposto a questo tipo di stress, dicevo, lui era una persona psicologicamente debole, è molto probabile che questo fu uno dei motivi per cui agli inizi del Novecento lui era in vacanza a Trieste e a Duino lui si tolse la vita, si suicidò. Per ironia della sorte, proprio ad un passo in cui anche la stragrande maggioranza dei fisici avrebbe accettato l'esistenza degli atomi, perché da lì a poco qualcuno avrebbe spiegato e ideato un esperimento che avrebbe a questo punto convinto tutti. Ma dobbiamo fare un salto indietro con questo botanico scozzese, vediamo se riusciamo a far partire, botanico scozzese Robert Brown, che nel 1827, osservando al microscopio dei pollini, dei granuli di polline, li vide muovere. Ecco, vedete? Questi sono granuli di polline, e osservò questo movimento strano, molto strano, intermittente. Non avevano delle traiettorie, anche di acqua che era stata lasciata ferma per giorni. All'inizio si pensò che, poiché il polline è vivo, sono cellule viventi all'inizio, magari poteva essere qualche cosa che aveva a che fare con la vita, però il fenomeno si poteva osservare anche con la cenere, con della polvere. E questo fenomeno dal 1827... Vedete, questa è una cosa che potete vedere al microscopio, ancora adesso. Era rimasto spiegato. Fino a che nel 1905 arriva Einstein, Albert Einstein, che pubblica nel 1905 un articolo in cui spiega il moto browniano, chiamato in onore del botanico Brown. E lui dice, le molecole d'acqua che esistono, inutile che ce la raccontiamo, esistono, sono talmente piccole che non ne possiamo vederle, ma in ogni istante vanno a sbattere in modo completamente casuale sul granulo di polline, che è molto grande. Noi non vediamo le molecole, ma vediamo il movimento casuale di questo granulo di polline. Quindi dà una derivazione matematica di come dovrebbero essere le traiettorie casuali di questi granuli, e le descrive matematicamente, fa la teoria matematica, in un lavoro che pubblica nel 1905. Stesso anno in cui lui pubblica il suo articolo fondamentale sulla teoria della relatività. Ricordatevi però che Albert Einstein non ha vinto il premio Nobel per la teoria della relatività, l'ha vinta per la spiegazione del moto browniano, per l'effetto fotoelettrico e per un'altra cosa, non per la teoria della relatività. L'anno successivo, nel 1906, un fisico sperimentale francese
fa effettivamente l'esperimento, si mette al microscopio Perrin e descrive, ricava tutti i suoi dati per riuscire a vedere se effettivamente la teoria matematica di Einstein corrispondeva, e tutto corrispondeva perfettamente. I suoi dati sperimentali si adattavano perfettamente alla teoria di Einstein. E quindi diciamo dal 1905, questa è la data in cui viene presa ormai come chiusa l'epoca in cui vi era ancora un dibattito sull'esistenza degli atomi. Che vedete, siamo partiti dal 600. E facciamo un salto ai giorni nostri, perché poi, insomma, queste macchine per riuscire a vedere gli atomi le hanno inventate, e in particolare le hanno inventate nel laboratorio dell'IBM a Zurigo, hanno inventato dei microscopi particolari che poi si sono evoluti, adesso si chiamano microscopi a forza atomica, e quindi all'inizio degli anni 80 abbiamo queste macchine con cui si riesce non solo a vedere atomi e molecole depositate su delle superfici, ma si riesce anche a spostarli. Per cui gli scienziati, che sono comunque dei mattacchioni, si divertono per esempio a comporre su delle superfici delle figure particolari. Queste, ogni singola pallina che vedete, i colori chiaramente sono finti, sono falsi colori, ma ogni singola pallina è una molecola di ossido di carbonio, e questo, con questa punta sottilissima, sono riusciti a depositare e a fare questa uomo molecolare. Quindi dopo tanti secoli si riesce a vedere gli atomi. E questo è un lavoro pubblicato proprio in questa settimana, in cui vedete che le apparecchiature sono arrivate a tal punto di sofisticazione che non solo vediamo gli atomi, questa è la rappresentazione delle formule chimiche, ma vedete questi filamenti, ecco, questi sono i legami tra gli atomi. Riusciamo a vedere per la prima volta i legami tra gli atomi. Quindi è stato un viaggio lungo, spero di non avermi annoiato troppo. Ritornando alla domanda iniziale di Feynman, io spero di avervi convinto che l'idea non è più un'ipotesi, è un fatto, cioè l'idea che esistano gli atomi e le molecole riesce a spiegare tantissimi fatti sperimentali, tutti i fatti e tutti gli esperimenti compiuti da tutti i vari giganti che abbiamo incontrato nella nostra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione. E se qualcuno ha delle domande...